Adesso andiamo a fare il grafico di altre due funzioni, sia dirette che immesse, che sono le funzioni cosiddette iperboliche. Allora, ripassiamo innanzitutto. Se vi ricordate, questo è il grafico di E alla X, ovviamente è un'approssimazione del grafico di E alla X. Poi qua devo fare ben più cercato là. Praticamente abbiamo un certo numero di unità, è talmente vicino all'asse, è sempre positivo, ma è talmente vicino all'asse d'ascisse che il valore si confonde con quello dell'asse d'ascisse. Questo qua è il grafico di chi? È un'altra funzione, ma è la funzione e alla meno x. E alla meno x, semplicemente scambiando x con meno x, che succede? E il grafico diventa speculare. Abbiamo due funzioni. Oh, perché le ho volute mettere in evidenza sullo stesso disegno? Il motivo è il seguente, perché e alla x è una funzione esponenziale crescente, perché la base è maggiore di 1. E alla meno x è una funzione esponenziale decrescente, quindi vedete che cresce se x va a ritroso, cioè se x scende. Quindi è esponenziale da questa parte, se ne va all'infinito, da quest'altra parte a 0. Quando useremo, diciamo, limiti, vedremo che il limite per x che tende a meno infinito di e alla x uguale 0 più il limite per x che tende a più infinito di e alla x è uguale a più infinito. Cioè da questa parte e alla x diventa sempre più grande, da quest'altra parte e alla x si avvicina a 0, però mantenendosi positivo. Ora, queste due funzioni mi servono, mi servono per far costruirne altre due, che sono la funzione coseno iperbolico di x, non è altro che la semisomma di quelle due, e alla x più e alla meno x mezzi. Allora, qual è il grafico di questa funzione? Questa funzione qua ha un grafico di questo genere qua. Fate attenzione però che questa qua sembra assomigliare a una parabola, ma non c'entra nulla, non è una parabola. Il grafico di questa funzione è una curva che si chiama catenaria. Perché si chiama catenaria? Perché quando appendete una catena per due anelli, la disposizione della catena è il grafico di una funzione di tipo coseno iperbolico. Questa qua, pur crescendo violentemente, perché sempre ricordate che sembra una funzione esponenziale, però è definita su tutto R, perché le funzioni precedenti sono definite su tutto R. Poi il coseno iperbolico di x, per come è costruito, è evidente che è uguale al coseno iperbolico di meno x, che se io scambio x e meno x, questi due termini non fanno altro che scambiarsi di posto, ma la somma rimane uguale. Quindi il coseno iperbolico è una funzione pari. Infatti vedete che il coseno iperbolico ha un grafico che è simmetrico rispetto all'asse dell'ordinario. Ora, andando a fare il grafico, si scopre che il coseno iperbolico scende fino a che x non arriva a 0 e poi risale. Il valore minimo del coseno iperbolico si ha in 0, che vale 1. Come vedete, anche qui, quando io faccio la somma di queste due funzioni, la somma qua dalle due, se mi sposto sia verso sinistra che verso destra, vedete, una sale, una scende, però
quella che sale sale di più di quello che scende, di quando scende quell'altro. Quindi la somma diventa più di 2. All'inizio si scosta di poco da 2, poi invece una si impenna violentemente, anche se l'altra invece scende sempre più piano, e quindi la somma sarà più grande di e alla x. E poi devo dividere. In verità la posso fare un po' più, come questa non sale come è alla x, come è alla x mezzi, in realtà è un po' più larga. Perché c'è quella divisione per 2, ma comunque insomma, sempre. Cambia poco. Cambia poco, cioè volendo mantenere le unità coerenti. Okay. Va bene. Allora, l'altra funzione invece è il seno iperbolico. Ah, questa funzione è definita per tutti gli x appartenti a R. E anche l'altra sarà il seno iperbolico. Seno iperbolico chi è? Non è la semisomma, ma è la semidifferenza. E alla x meno e alla meno x fratto 2. Questa qua è una funzione dispari. Qua motivo, se scambio la x, cambio la x di segno, questi due termini si scambiano, però hanno segni opposti e quindi scambiandosi la funzione cambia di segno. In questo caso, che succede al grafico della funzione seno iperbolico? Il grafico della funzione seno iperbolico è fatto più o meno così. Però non confondetelo con un grafico di tipo tangente, di tipo qualcosa del genere, perché questa funzione, vi ricordo, è definita su tutto R. Mentre quelle altre funzioni che abbiamo visto prima avevano degli asintoti verticali, questa qua non c'ha nessun asintoto. Anche questa è definita su tutto R. Cioè, sia pure crescendo molto violentemente, perché ricordatevi che c'è sempre questo, per x che tende a più video c'è sempre questo che è la x mezzi qua, però succede che è definita per ogni x che è. Se io prendo x uguale 1000 posso calcolare per quanto grande è alla 1000 dividere per 2. È chiaro che vado fuori scala, però il valore c'è, sia pure elevatissimo. Ok? Allora, le funzioni sono facili da costruire, però sorgono subito delle prime domande. Vabbè, entrambe sono definite su tutto R. Questa è sempre crescente, vedremo che è anche suriettiva, cioè tutti i valori di y vengono raggiunti. Questa invece non è affatto suriettiva, assume soltanto i valori da 1 in su. Poi hanno dei nomi che ci sembrano un po' strani. Coseno iperbolico, seno iperbolico. Perché si chiamano in questo modo? Allora, le funzioni coseno e seno, per loro natura, parametrizzano esattamente i punti della circonferenza unitaria, se vi ricordate, no? Se qua disegnavo la circonferenza unitaria, il punto generico della circonferenza unitaria ci ha coordinate coseno di t, seno di t. Invece, questo perché coseno quadro più sen quadro non l'abbiamo mai detto in realtà, però se vi ricordate, no, forse l'abbiamo detto, perché dalla relazione di Pitagora su seno e coseno, siccome stavamo a circonferenza unitaria, coseno quadro più seno quadro fa sempre 1. Ok? Oh, qui in verità c'è un'altra relazione molto simile tra il coseno iperbolico e il seno iperbolico, però non è la stessa. La relazione è questa qui. Se io vado a calcolare il coseno iperbolico al quadrato meno il seno iperbolico al quadrato,
Allora facciamo questi quadrati. Allora devo fare il quadrato del primo, un quarto, poi qua il quadrato di alla x fa e alla 2x, il quadrato di alla meno x fa e alla meno 2x, e poi ho il doppio prodotto, e alla x per e alla meno x fa 1, per 2 fa 2. Poi devo fare meno, qua ottengo 4 anche qui, poi ho e alla 2x più e alla meno 2x meno 2, perché l'unica cosa che cambia è il quadrato di meno e alla meno x è più e alla meno 2x, ma il doppio prodotto cambia di segno, perché più per meno fa meno. Ora, come vedete, quando vado a fare questa differenza, tutti i termini con gli stessi segni se ne vanno. Quindi mi rimane 2 quarti meno meno 2 quarti che fa 4 quarti, cioè che fa 1. Quindi cosa abbiamo scoperto? Che come la somma di seno e quadro più coseno quadro fa sempre 1, così la differenza coseno iperbolico al quadrato meno seno iperbolico al quadrato fa sempre 1. E questa è già una prima similitudine che ci rende già digeribile il fatto di aver chiamato queste funzioni coseno iperbolico e seno iperbolico, perché soddisfano una relazione simile. Vedremo più in avanti, quando faremo gli sviluppi di Taylor, che ci sono delle parentele molto più strette tra seno, coseno e coseno, seno iperbolico e coseno iperbolico. Quindi in realtà le funzioni seno e coseno sono ovviamente imparentate con la funzione esponenziale. Però perché iperbolico? Perché queste due funzioni potrebbero essere, nel corso di analisi 2, c'è una parte di geometria analitica, allora vedremo che se prendete l'iperbola equilatera riferita agli assi, l'iperbola equilatera non riferita agli assi, l'iperbola canonica y, x quadro meno y quadro uguale 1, questo è un ramo di iperbola e questo è l'altro ramo dell'iperbola. Allora, se io al posto di x ci metto coseno iperbolico di t, al posto di y ci metto seno iperbolico di t, sto sicuramente su un punto di questo iperbola. Quindi quelle due funzioni potranno essere usate per parametrizzare, come si dice, un iperbola. Perciò coseno iperbolico, seno iperbolico. Coseno e seno invece sono utilizzate per parametrizzare la circonferenza e qui si chiama coseno. Questo invece è coseno iperbolico. Ok, detto questo, a parte scrivere i soliti limiti, per esempio il limite per x che tende a meno e più infinito di coseno iperbolico di x fa più infinito, il limite per x che tende a più infinito di seno iperbolico di x fa più infinito, ovviamente dall'altra parte ci metto meno, viene meno infinito. A parte questo, ho voluto fare questi altri due grafici. Allora, cosa possiamo anche dire di questi due, grafici? Beh, per x molto grande questo assomiglia a questo, che assomiglia alla x mezza, perché mo, per esempio, se prendete x uguale 10, qua c'è scritto e alla 10 diviso 2 più e alla meno 10 diviso 2, e alla meno 10 rispetto alla 10 è praticamente 0. Qua è la stessa cosa, soltanto che e alla meno 10 lo devi togliere invece che aggiungere, si capirà la differenza. Cioè, quando, se io vado a fare, vado a sovrapporre i due grafici, fanno così. Cioè, mano a mano che si va avanti, coseno iperbolico e seno iperbolico, il coseno iperbolico è sempre più grande del seno iperbolico, ma la differenza praticamente si confonde in grado. A un certo punto sembreranno la stessa cosa, la differenza è talmente piccola. E viceversa, questo assomiglierà all'opposto di questo, cioè se lo giro, allora questo qua si farà la stessa cosa dall'altra parte.
E va bene. Quindi ed ambedue assomigliano, a chi assomigliano? Qua, in questa zona, assomigliano alla x mezza. Praticamente la funzione esponenziale di quello. Tuttavia, quello che possiamo vedere di queste funzioni, una parte interessante, poi ovviamente abbiamo anche la tangente iperbolica. La tangente iperbolica come si calcola? Non è altro che il seno iperbolico fratto il coseno iperbolico. La tangente iperbolica la vado a disegnare qua, che ormai e alla x e alla meno x non mi servono più. La tangente iperbolica ha un'altra caratteristica. La tangente aveva valori potenzialmente anche grandi, quindi aveva dei limiti che valevano più infinito. Invece la tangente iperbolica assume tutti i valori compresi tra meno 1 e 1. 1 di primo acchito potrebbe pensare che il grafico della tangente iperbolica assomiglia a quello dell'arco tangente, in realtà ci assomiglia fino a un certo punto, perché prima di tutto quelli che chiameremo poi asintoti sono diversi, non sono meno pi greco mezzi e pi greco mezzi, ma sono meno 1 e 1. E poi perché l'arco tangente si avvicinava a pi greco mezzi da sotto, ma piuttosto lentamente, cioè la differenza era ancora percepibile dopo un po'. Questa qua si avvicina a 1 molto più violentemente, cioè da 4-5 in poi il grafico praticamente si confonde con 1. E così dall'altra parte si confonde con 1. Ovviamente la tangente iperbolica è una funzione dispari. Questo perché il seno iperbolico è dispari, il coseno iperbolico è pari. Allora il prodotto, il rapporto di due funzioni pari e dispari si fa come con la regola dei segni, come se pari fosse più e dispari fosse meno. Allora, una funzione dispari fa diviso una funzione pari fa una funzione dispari. Non è facile, anche la stessa cosa avveniva con la tangente, anche la tangente era dispari per lo stesso. Ok? Allora, questi sono il grafico di coseno iperbolico, seno iperbolico, questo di sotto, e di tangente iperbolica. Come vedete, questa è prima decrescente e poi crescente, questa qui è sempre crescente, questa qui pure è sempre crescente. Però hanno dei codomini che sono diversi. Questo ha come codominio, codominio per sempre R, l'immagine è qua da 1 a infinito, qua è tutto R e qua invece è l'intervallo meno 1, 1 aperto. Il valore meno 1, il valore 1 non lo assumo. Allora, si tratta di invertire queste funzioni. Allora, l'inversione di queste funzioni è molto interessante sia da un punto di vista grafico che da un punto di vista algebrico. Allora, due di queste tre funzioni sono invertibili già. Quali sono? Il seno iperbolico e la tangente iperbolica. Invece il coseno iperbolico non è invertibile per il solito problema, perché prima scende e poi sale. Quindi se lo vogliamo invertire dobbiamo cancellarne metà, cioè dobbiamo considerare il coseno iperbolico per esempio da 0 in poi. Ok? Adesso andiamo a invertirlo. Per andare a invertirlo andiamo a fare ma diciamo invece di scrivere direttamente la funzione inversa arco coseno iperbolico, stavolta arco seno iperbolico, arco coseno iperbolico e così via. Stavolta possiamo anche ricavare una forma esplicita, cioè
Quando andiamo a scrivere, per esempio, andiamo a scrivere l'arco seno iperbolico, come sarà fatto il grafico dell'arco seno iperbolico? Y uguale arco seno iperbolico di x. Come sarà fatto il suo grafico? Il suo grafico sarà fatto così. Ora, diciamo, questo sembra quello della... sembra quello della tangente iperbolica. No, non è quello della tangente iperbolica, perché la sintesi non ci stanno, questa sia pur lentamente, ma sale sempre e asintoti non ne ha. Per capirci, il limite per x che tende a più infinito dell'arco seno iperbolico di x fa più infinito, mentre invece il limite per x che tende a più infinito della tangente iperbolica fa 1 meno, cioè questa funzione si avvicina a 1 da sinistra, non oltrepassa mai 1. Perché non oltrepassa mai 1? È evidente, perché quando fate questo rapporto viene e alla x meno e alla meno x. Questa qua, se la vogliamo scrivere esplicitamente, questa qua chi è? E alla x meno e alla meno x fratto e alla x più e alla meno x. Allora vedete che quando x diventa molto grande, questi qua sono molto grandi, il rapporto di questi vale 1. Poi qua ci togliete qualcosina di estremamente piccolo, qua ci aggiungete la stessa cosa estremamente piccola, quindi il rapporto si mantiene molto vicino a 1. Più aumenta x, più quel rapporto si avvicina a 1, ma mantenendosi al di sotto di 1, perché qua c'è meno. Oh, la cosa interessante però, quindi innanzitutto il grafico, diciamo, la funzione in mezzo si fa facendo la solita simmetria rispetto alla bisettrice prima del secondo. Ora però si tratterebbe pure di descriverla questa funzione in mezzo, cioè si può in questo caso calcolare come è fatta la funzione in mezzo proprio da un punto di vista algebrico. Allora, se y era uguale al seno iperbolico di x, questo era uguale a e alla x meno e alla meno x fratto 2. Come si faceva per invertire la funzione? Per invertire la funzione io devo ricavare la x in funzione di y, dopodiché devo scambiare x e y. Allora, per ricavare, invertire questa cosa, mi avvalgo di un artificio. Pongo cioè una variabile ausiliare che è uguale a alla x. Quindi e alla meno x chi è? Se e alla x è l'opposto uguale a t, e alla meno x chi è? 1 su t. E alla meno x è 1 su e alla x. Quindi è 1 su t. Quindi cosa si ricava da qui? E y era uguale a t più 1 su t fratto 2, o meglio, se moltiplico per 2t viene 2ty uguale t quadro più 1. Moltiplico, porto il 2 di là, poi moltiplico per t, viene 2ty uguale t per t fa t quadro, t per 1 su t fa 1. Quindi ottengo l'equazione t quadro meno 2ty più 1 uguale a 0. Questa è un'equazione di secondo grado e la possiamo risolvere ottenendo t. T quanto fa? Uso la ridotta, t uguale a y meno più la radice di meno la radice di y quadro, di 4 quarti,
meno 1. Scusate, di quadro e qua c'è meno, qua c'è meno, e quindi qua c'è meno, e quindi qua c'è meno. Non vi preoccupate che me ne sono accorto, perché giustamente quando sono arrivato qua c'era qualcosa che non tornava, e quindi mi sono accorto da solo dell'errore. Il meno era diventato più, e quindi però di queste due soluzioni, in realtà, se io mi ricordo che t è uguale a e alla x, una la devo scartare. Per quale motivo? È y meno la radice di y quadro più 1, questa qui è negativa, mentre invece l'altra, y più la radice y quadro più 1, questa è positiva. Per quale motivo è negativa? Perché y quadro, radice di y quadro è uguale al valore assoluto di y. Radice di y quadro più 1 è più grande del valore assoluto di y, e quindi qualunque sia y otteniamo che quel numero è negativo. Ma e alla x, siccome t era e alla x, essendo avendo fatto la posizione e alla x uguale a t, vuol dire che x era un esponenziale, allora t doveva essere per forza un esponenziale, e elevato a x è, qualunque sia x, è sicuramente positivo. Quindi questa soluzione qua la dobbiamo scartare, e rimane questa. Allora io ho che e alla x è uguale a y più la radice di y quadro più 1. Questo che vuol dire? Come, a questo punto come si fa a ricavare la x? Basta fare il logaritmo naturale di tutte e due le parti, quindi x è uguale al logaritmo naturale di y più la radice di y quadro. A questo punto chi è la funzione arco seno di x? La funzione y uguale arco seno iperbolico, scusate, di x non è altro che quella che si ottiene scambiando x e y là dentro, quindi non è altro che il logaritmo naturale di x più la radice di x quadro più 1. E questa è la forma esplicita. Quindi l'arco seno iperbolico non è una nuova funzione, è una funzione che potevamo ottenere tramite il logaritmo e le radici. Per x molto grande, quanto fa quella funzione circa? Per x molto grande, la radice x quadro più 1 circa fa x, la radice x quadro più 1 fa circa x, se stiamo parlando di un x positivo, quindi questo qua farà circa logaritmo di 2x. Ovvero logaritmo di x più logaritmo di 2, circa, leggermente più grande. Ma infatti, se per x molto grande io cancello questo pezzo, allora avete e alla x uguale 2y, x uguale logaritmo di 2y, scambiando ottenete logaritmo di 2y. Quindi vedete che è tutto. Se invece x è molto grande ma negativo, allora la cosa è un po' più delicata, perché la radice di x quadro più 1 è poco, diciamo, è il valore assoluto di x, anzi è leggermente più grande del valore assoluto di x. Quindi in quel caso questa differenza rimane positiva ma è vicina a 0. Per esempio, se ci metto meno 10, qua ho meno 10 più la radice di 101. La radice di 101 quanto fa? Fa 10, qualche cosa. Ok? Se però andiamo a fare i conti, quando saremo in grado di farli meglio, andremo a vedere che quel logaritmo là verrà circa meno logaritmo di 2x. Per quale motivo? Beh, lo sappiamo già dal discorso grafico, perché essendo l'inversa di una funzione dispari, l'arco seno iperbolico è una funzione dispari. Quindi se qua vale circa
logaritmo di 2x, qua vale circa meno logaritmo di meno 2x. X è negativo, quindi devo prima cambiare segno, circa, meno logaritmo di meno 2x, perché se per x molto grande la posso approssimare con logaritmo di 2x, dall'altra parte con meno logaritmo di 2x. Comunque l'espressione esatta è questa qui, ok? Come vedete, l'artificio ci aveva condotto a considerare delle soluzioni dell'equazione di secondo grado, a considerarne due, ma ovviamente una l'abbiamo dovuta scartare perché conduceva a valori di t negativi, mentre t sappiamo che è positivo, e invece l'altra conduce a un unico valore per ogni valore di y, e quindi vuol dire che la funzione immersa è definita sempre. E infatti noi sappiamo che, siccome la funzione di partenza semi-iperbolica era suggettiva, la funzione immersa era definita su tutto R, e aveva, diciamo, era definita su tutto R. Va bene, quindi questa è la funzione arco semi-iperbolico. Adesso proviamo ad andare a invertire la funzione arco coseno iperbolico. Stavolta, se voglio andare a fare la funzione arco coseno iperbolico, come è fatta questa funzione? Questa funzione è fatta così più o meno. Per quale motivo? Se vi ricordate, mezzo ramo l'ho dovuto cancellare, quindi questa qua è l'inversa della funzione coseno iperbolico ristretta all'intervallo da 0 in poi. Setta la semiretta 0 più infinito. Adesso, per capire qual è l'espressione di questa funzione, ovviamente qui quando saremo in grado di capire qual è la retta tangente qui sarà verticale. Per quale motivo? Perché qui la retta tangente era orizzontale. E allora, quando andiamo a fare la simmetria rispetto alla bisettrice prima al terzo quadrante, il punto 0, 1 diventa 1, 0, e ciò che era orizzontale diventa verticale. Allora, per capire come è fatto il grafico della funzione inversa, dobbiamo rifare lo stesso discorso, soltanto qua dobbiamo mettere il coseno iperbolico, quindi qua c'è più, qua c'è più, qua c'è più, e qua c'è più. Quindi stavolta devo andare a fare t uguale y meno più la radice di y quadro meno 1, e sappiamo che y è uguale a i alla x. Però qua sono più in difficoltà. Per quale motivo? Perché prima di tutto questo radicando è definito quando il valore assoluto di y è maggiore o uguale di 1, quindi il radicando lo posso definire da meno infinito fino a meno 1 e da
più 1 a più infinito. Però abbiamo y meno la radice di y quadro meno 1. A noi ci interessa quando è positivo. Questa quando è che è positiva? Questa è positiva maggiore di 0 se e solo se y è maggiore o uguale di 1. Allora, se y è negativo, questa è negativo questo sicuramente è negativo. Se y invece è positivo, per esempio 10, qua abbiamo 10, poi qua abbiamo una radice quadrata di 100, ma di 99, 99 è un po' meno di 100, quindi la radice quadrata è un po' meno di 10, quindi la differenza è sicuramente positiva. Però da 0 a 1 non si può fare, da meno 1 a 1 non si poteva fare, quindi andiamo a vedere l'altra. L'altra è y più la radice di y quadro meno 1. E dov'è che è positiva questa? E beh, anche questa è positiva se e solo se y è maggiore o uguale di 1. Perché? Da meno 1 a 1 non si può fare, da 1 in poi si può fare, positiva è questa, quindi la somma è positiva. Tuttavia, se ci metto per esempio meno 10, se ci metto un numero negativo, qua abbiamo la radice di 99 che è un po' più piccola di 10, quindi meno 10 più una cosa leggermente meno di meno 10 è negativa, quindi la devo scartare. Quindi è positiva solo quando y è maggiore o uguale di 1. Quindi vanno bene tutte e due per y maggiore o uguale di 1. E allora dice, quale prendo? Questa o questa? Adesso però, se vi ricordate, questa funzione qua, quando io andavo a girare, c'aveva un altro ramo. Allora, perché ce ne sono due che vanno bene? Perché se ne scegliete una avete un ramo, se ne scegliete l'altra avete l'altro ramo. E qual è quella corrispondente alla scelta che abbiamo fatto? Quella di sopra o quella di sotto? Quella di sotto. Allora, guardate bene, dice, ma quest'altra qua, l'altro ramo era l'opposto di quella, può essere... Allora, innanzitutto finiamo di invertire la funzione. Allora, la funzione chi è? È e alla x uguale y più la radice di y quadro meno 1, quindi x uguale il logaritmo naturale di y più la radice di y quadro meno 1. Scambiando la y mi viene il logaritmo di x più la radice di x quadro meno 1. Questo per x maggiore o uguale di 1. Questa è la funzione. Arco, coseni per poco. Ma dice, se facevo l'altra, l'altra era logaritmo di x meno la radice di x quadro meno 1. Può essere che questa sia uguale all'opposto di quella di prima? La risposta è sì, perché se voi andate a fare, lo faccio qua sopra, x più la radice di x quadro meno 1 per x meno la radice di x quadro meno 1, quanto fa? Questo è a più b per a meno b, quanto fa? X quadro meno x quadro meno 1, e quindi fa 1. Quindi vedete che il prodotto di questi due termini fa 1. Allora, se questo lo chiamo a, questo lo chiamo 1 su a. Allora, che cosa vuol dire? Quando vado a fare il logaritmo di questo e quando vado a fare il logaritmo di quest'altro è l'opposto di quello di prima, che sono reciproci uno dell'altro. Il logaritmo del reciproco di A è meno il logaritmo di A. Quindi, quando vado a fare il logaritmo di questo e il reciproco di questo, mi viene meno il logaritmo di questo. Quindi vedete che, sebbene abbiano apparenze stranamente, diciamo, sembrano diverse, ma in realtà questa non è altro che l'opposto di questo. E sarebbe effettivamente il
ramo di sotto. Invece qua, se io parto da 1, 1 più una radice positiva è sicuramente maggiore o uguale di 1, quindi il logaritmo è maggiore o uguale di 0. La scelta dell'arco coseno iperbolico corrisponde a questo ramo qua. Ok? Quindi questa è la funzione arco coseno iperbolico. In italiano non si chiama arco coseno iperbolico, si chiama settor seno iperbolico, settor coseno iperbolico. Almeno su alcuni, dipende dai libri, sui testi più vecchi sicuramente non è ammesso di chiamarla arco coseno iperbolico o arco coseno iperbolico. Però in realtà adesso i testi più nuovi sì, perché uno si adegua alla terminologia inglese. E quindi abbiamo visto, come vedete, ogni problema grafico esistevano due rami, esistevano due soluzioni che andavano bene. Prendi il primo ramo, prendi la prima soluzione, prendi il secondo ramo, prendi la seconda soluzione. Prima c'erano due soluzioni, una non andava mai bene, invece una andava bene sempre, devi prendere solo quella. Infatti la funzione era invertibile, la soluzione era quella e basta. Quindi, come dire, è molto diciamo utile andare a sottolineare quello che c'è, il parallelismo che c'è tra un problema incontrato per via algebrica e lo stesso problema ci deve stare per via grafica, insomma, perché la funzione è sempre quella. Problema analogo, non lo stesso, ma corrispondente problema, più che analogo, corrispondente problema deve essere anche quando vado a fare l'immersa con l'arco. Là ci stavano due soluzioni, che vuol dire la funzione non era invertibile, quindi per poterla invertire la devi restringere. Noi l'abbiamo ristretta alla semiretta 0 più infinito e poi l'abbiamo invertita, e questo corrisponde a scegliere questa soluzione qua che mi dà l'immersa che è fatta così. Se scelgo l'A ottengo questa funzione qua. Ok. Come vedete abbiamo sempre, adesso dopo la pausa faremo l'inversa dell'arco tangente, della tangente iperbolica, andiamo a fare l'arco tangente iperbolica, però potete notare che queste funzioni sono tutte crescenti perché il seno iperbolico era crescente, l'inversa è crescente, il coseno iperbolico dove lo siamo andati a mettere era crescente, l'inversa è crescente. Ok? L'altra cosa che possiamo notare, l'ultima cosa prima di fare la pausa, è che per quanto riguarda l'arco seno iperbolico e l'arco coseno iperbolico, abbiamo potuto esprimere queste funzioni, in realtà le potevamo esprimere anche utilizzando le funzioni che già conoscevamo da prima. Quindi non c'era bisogno in realtà. Questo sarà utile. Per quale motivo? Perché ci consentirà, quando andremo a fare le derivate, di andare a controllare certe derivate utilizzando da un lato la regola di derivazione della funzione inversa della funzione composta e dall'altro lato facendola direttamente, perché uno conosce l'espressione della funzione. Quindi tutte queste cose possono essere utili a fare dei controlli in più quando acquisiremo ulteriori nozioni. Ok? Allora, per intanto ci memorizziamo questi grafici e questi grafici, ripeto, non vanno, ripeto quello che ho detto stamattina, la memoria è un oggetto molto sopravvalutato. Questi grafici vanno studiati in maniera collegata, vanno studiati in maniera integrata, perché sono parenti molto stretti gli uni con gli altri. Quindi insieme
ricordandosi le proprietà che collegano seno iperbolico, seno iperbolico, altre cose eccetera eccetera. Allora cosa succede? Che mano a mano che uno poi non usa questi crash o non li usa spesso, alcune di queste informazioni uno poi ha il dubbio, non è che uno le dimentica di botto, a meno che se uno prende un palo in fronte dimentica tutto. Vabbè, però in genere non è così, quindi uno dimentica pezzetti, ha dei dubbi su pezzi di informazione, ma se uno ha studiato in maniera integrata le proprietà di queste funzioni, di questi grafici, cioè sa collegare tutte queste informazioni, allora uno dice ma sarà così o sarà in quell'altro modo? Allora uno fa un attimo mente locale e vede no, deve essere per forza così perché sennò non mi trovi là. Quando ho fatto l'errore nell'inversione della funzione segno iperbolico, ho sbagliato il segno, ho copiato il segno a un certo punto, quando sono arrivato alla radice e mi sono trovato alla radice di y quadro meno 1, che poi dovevo scambiare qua, che era quello che va bene con coseno iperbolico, e là me ne sono accorto da solo, quindi un attimo prima me lo diceste voi, perché me ne sono accorto da solo? Perché questa non è definita sempre, mentre quella del segno iperbolico deve essere definita sempre, perché la coseno iperbolico ci deve stare sempre. No, dico com'è che mi sta venendo quello del coseno iperbolico? Torno indietro perché là ce l'ho scritto il coseno iperbolico invece del seno iperbolico. E quindi se fai un errore automaticamente, se hai presente le proprietà, te ne accorgi, torni, lo cancelli e lo correggi. Pausa.